Eccoci qua per questo quinto video. Come promesso parleremo dei tempi dispari. Quello che avete appena ascoltato in effetti era un giro blues, ma che aveva una struttura ritmica in 9. E niente, vorrei farvi subito comprendere come possiamo riuscire ad improvvisare su un tempo dispari. Naturalmente molti di voi avranno provato magari a suonare questi tempi, però basandosi su un riff, cosa abbastanza più semplice, perché se prendiamo una frase, la impariamo e poi la eseguiamo in modo ripetuto, naturalmente restiamo aggrappati a questa frase e riusciamo, diciamo, a essere stabili sul tempo. Mentre la situazione si complica e diventa molto più difficile nel momento in cui noi ci liberiamo da qualunque struttura ritmica e iniziamo invece ad improvvisare liberamente. Ecco, io vorrei proprio darvi dei consigli per riuscire ad improvvisare su questi tempi. Allora, innanzitutto dobbiamo comprendere che per imparare un tempo dispari dobbiamo innanzitutto portare l'attenzione propriamente sul ritmo. Quindi dobbiamo uscire da questo schema di pensiero in cui la batteria è lo strumento dominante in relazione al ritmo e tutti gli altri strumenti si occupano invece di armonia, melodia, eccetera. Assolutamente non è così, perché quando suoniamo in un gruppo ogni musicista apporterà il proprio timing, che poi l'insieme di questi timing, l'insieme del groove personale, formerà il groove complessivo. Quindi proviamo direttamente a fare dei semplicissimi esercizi per acquisire un tempo. Io generalmente consiglio di suonarlo proprio a livello percussivo, quindi utilizzando una percussione, se non abbiamo una percussione va bene un tavolino, uno sgabello, qualunque cosa. O ancora meglio, se non abbiamo nulla di tutto ciò, possiamo utilizzare il nostro corpo, quindi proprio una sorta di percussività corporale. Quindi ci immaginiamo un ritmo, magari in questo caso prendiamo in esame il 9 e iniziamo. Benissimo, quando siamo riusciti a, diciamo, interiorizzare questo ritmo a livello fisico nelle mani, proviamo poi a trasportarlo sullo strumento e possiamo fare anche la stessa identica cosa percuotendo in modo chiaramente dinamico e quindi anche lieve le corde della chitarra, magari utilizzando il pick up al ponte in modo che i microfoni riescano a prendere meglio tutte le vibrazioni, e proviamo a trasferire questo nostro ritmo sulla chitarra. Quindi una volta che siamo riusciti a fare questo, diciamo che nelle mani abbiamo quantomeno il groove, abbiamo quantomeno la parte ritmica. Dopo di questo proviamo magari a trasferire questo nostro ritmo su una linea melodica e io consiglio di farlo con una linea magari più semplice, che potrebbe essere la linea del basso, dove magari ci soffermiamo a lavorare sulle corde basse della chitarra, sesta, quinta, massimo quarta corda, e proviamo a trovarci un groove che ci piace. Io in questo caso prendo ad esempio un funk, che è sempre comunque uno stile molto più vicino
alla ritmica, però naturalmente si può fare in qualunque stile, quindi si può fare in shuffle, in jazz, quindi swing, si può fare reggae, ska, qualunque tipologia di ritmo che preferiamo. Allora, proviamo a vedere che cosa succede. Diciamo che è relativamente semplice, è come un po' eseguire un riff in effetti. Poi un'altra cosa che consiglio, se abbiamo una loop station, quindi uno strumento per registrarci, possiamo memorizzare la nostra linea di basso per poterci lavorare sopra. Benissimo, una volta che abbiamo la base, possiamo procedere ad inserire la nostra ritmica come se fosse proprio uno strumento percussivo. Quando abbiamo messo la nostra percussione, possiamo procedere a rinforzare il ritmo, magari con una bella ritmica. Possiamo scegliere magari un minimo di armonia da aggiungere, sempre se vogliamo, magari con un suono diverso. E poi iniziamo procedendo con un minimo di improvvisazione. Vi consiglio di lavorare sulla scala, vi consiglio di lavorare su una scala semplice, quale potrebbe essere ad esempio una pentatonica. In questo caso ho fatto un giro minore, quindi una pentatonica minore andrebbe benissimo. Possiamo iniziare magari a suonare una clave, quindi 1, 2, 3, 4, and pa, 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 pa. E quindi con una clave semplice iniziamo a prendere, diciamo, i beat del nostro tempo, e poi possiamo iniziare a suonare, diciamo, ogni movimento della nostra battuta, quindi 9 note per volta. Poi piano piano possiamo iniziare a utilizzare dei cambiamenti all'interno della scala, quindi possiamo fare magari la scala a terzini, a gruppi di 4, gruppi di 5, e così otteniamo una possibilità infinita di soluzioni sia ritmiche sia melodiche. E facciamo un ultimo esempio. Possiamo anche provare a suonarci dei temi che ci aiutano per fissare proprio una melodia stabile sul nostro groove, e così piano piano riusciamo sicuramente ad acquisire questo groove e quindi ad improvvisarci sopra. Spero che tutti questi piccoli consigli vi siano stati utili. Naturalmente, se volete farmi delle domande, scrivete sotto i commenti o scrivetemi anche tranquillamente in privato, sarò felice di rispondervi. E
Senz'altro continuerò con questi video, non so ancora per quando, perché poi intorno ad agosto sicuramente farò una pausa per poi riprendere una collaborazione con uno studio che mi consentirà di avere maggiori strumenti a disposizione per realizzare dei video ancora migliori e più professionali. Quindi seguitemi perché questo lavoro didattico si evolverà e niente, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche e vi lascio ad un buono studio e ci vediamo al prossimo video in cui scopriremo come possiamo utilizzare ma soprattutto anche armonizzare la scala esatonica. Ciao, a presto!